Ritrovati amici di Calcio Napoli 1926 in questo sabato 9 gennaio 2021. Siamo alla vigilia di Udinese-Napoli, domani andrà in scena questo match al Friuli alle ore 15. Siamo qui a raccontarvi un po' le ultime in casa Napoli. Partiamo subito dal mercato. Zaccagni sembra aver trovato insieme al suo agente ex partenopeo Fausto Bari un accordo di massima con il Napoli per restare con la stessa formula di Rachmani a Verona fino al termine della stagione sportiva e poi approdare in estate direttamente al Calcio Napoli. Sarebbe un colpo assolutamente interessante per un giovane che ha dimostrato di essere estremamente efficace e un difensore con delle doti realizzative importanti, anche degli assist importanti, ma soprattutto con delle doti difensive che potrebbero tornare utili probabilmente al mister Gattuso o comunque a chi seguirà il Napoli nella prossima stagione. Si va avanti, capitolo Milik. Sembra non terminare qui la diatriba infinita tra Arek Milik e il Calcio Napoli. Fondamentalmente non si riesce a trovare uno spiraglio, sembra che anche le ultime trattative con Atletico Madrid e Olympique Marsiglia siano ormai tramontate, perché c'è un muro contro muro evidente tra il calciatore polacco e Aurelio De Laurentiis. D'altronde la federazione polacca è stata chiara: Milik, se non trova squadra, se non gioca con continuità da qui al termine della stagione, si brucia la possibilità di partecipare agli europei. Sarebbe sicuramente un brutto colpo per un calciatore in età assolutamente giovane, nel meglio della sua maturità sportiva, quindi ci auspichiamo che possa essere poi trovato un compromesso dove prevalga il buonsenso. Al termine di queste flash news vi ricordo anche che c'è la possibilità di recuperare Mertens e Koulibaly in vista della sfida con la Fiorentina in Coppa Italia, quindi fondamentalmente Gattuso farà di tutto per iniziare a dare qualche minuto nelle gambe a questi giocatori che sicuramente sono centrali nel progetto tecnico del mister. Altra novità è che nella partita di domani contro l'Udinese molto probabilmente scenderà in campo titolare dal primo minuto anche Rachmani, quindi sicuramente un investimento che dovrà necessariamente iniziare a dare i suoi frutti. Per quanto riguarda noi di Calcio Napoli 1926 abbiamo da raccontarvi anche due novità sostanzialmente, perché ogni pre-gara e ogni post-gara ci ritroveremo in diretta sulla nostra pagina Facebook, daremo voce ai tifosi, incontreremo giornalisti e appassionati di calcio che in qualche modo ci metteranno la faccia e cercheremo di farvi compagnia anche nel pre e nel post gara, con le formazioni ufficiali e con quelle che sono le ultime notizie nel pre gara, con gli sfoghi che possono essere sicuramente negativi in caso di sconfitta, che non auspichiamo, ma ci auguriamo che possano essere gioiosi in caso di risultato positivo del Calcio Napoli. Da parte di Ivan Scudieri è tutto, ci ritroviamo domani sicuramente nel pre e nel post gara. Per quanto riguarda le news, appuntamento torna domani. Grazie a tutti.